L'entusiasmo contagioso del professor Francesco Schittulli all'apertura del comitato del movimento a sostegno dell'oncologo Barese ad Andria. Nel capoluogo andriese il centrodestra si giocherà una buona partita per le regionali collegate alle amministrative. A fare gli onori di casa il coordinatore cittadino Angelo Frisardi. Una sfida sicuramente importante. È un percorso, cioè dire, il mondo è molto facile, siamo giovanissimi dalla politica, però abbiamo voluto dare la nostra disponibilità. Disponibilità che si fonda su un elemento principale, che è quello di un gruppo di lavoro con cui stiamo coordinando l'azione di questo movimento politico che su Andria è praticamente giovanissimo. Stiamo approntando una serie di tematiche che saranno i nostri cavalli di battaglia, i nostri punti programmatici e che presenteremo sia al candidato alla presidenza della Regione Puglia, professor Francesco Schittulli, e entrando anche nella coalizione di centrodestra di Andria, al candidato sindaco Nicola Giorgino. Non poteva mancare il candidato del centrodestra ad Andria, Nicola Giorgino, nelle liste a sostegno del sindaco andriese. Tra le più importanti vi è proprio quella collegata al movimento Schittulli. Le elezioni amministrative che coincidono con le elezioni regionali, e senz'altro uno dei temi più importanti per le elezioni regionali è il tema della sanità. E noi, il centrodestra, un candidato presidente che è un medico che ha sempre svolto con passione e dedizione la sua professione e cioè, credo abbia le idee chiare per cercare di risolvere nell'immediatezza alcuni problemi legati a una disfunzione del sistema sanitario. Una gran rimonta sul centro-sinistra è quella che il professor Schittulli è convinto di realizzare alle prossime elezioni regionali. Una partita che l'ex presidente della provincia di Bari è convinto di poter vincere dopo la gestione del centro-sinistra degli ultimi 10 anni. Io credo che oramai la campagna elettorale, la vittoria del centrodestra sia un dato di fatto. Se i cittadini pugliesi sono più soddisfatti rispetto a 10 anni fa, se nelle loro famiglie non ci sono più problemi a livello occupazionale, a livello di tassazione, a livello di sanità, a livello di sociale, devono votare il centro-sinistra. Ma se tutto questo non è vero, e non è vero, non possono farsi illudere da chi è responsabile di tanto. Non dimentichiamo che il centro-sinistra in questi 10 anni è stato governato e retto da chi oggi si candida alla guida del centro-sinistra, essendo stato questa persona segretario regionale dal 2007 a tutt'oggi del più grande partito della sinistra, che consente a questo governo di andare avanti, a partire dalla salute e quindi dalla sanità, a finire all'agricoltura.